Ringrazio gli dèi, chiunque essi siano, per l'indomabile anima mia. Sono io il signore del mio destino, il capitano dell'anima mia. Oggi il presidente Mandela assume l'incarico a Pretoria. Dovrà conciliare le aspirazioni dei neri con le paure dei bianchi. Ricordatevi questo giorno, ragazzi, il giorno in cui il nostro paese è andato in rovina. Fratelli, sorelle, questo è il momento di costruire la nostra nazione. Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Quanto manca alla Coppa del Mondo? Non ci speri troppo. Giocano in modo vergognoso. Ho un invito per il tè. Da chi? Dal presidente. Dimmi, François, come possiamo ispirarci alla grandezza quando nient'altro può aiutarci? Come possiamo ispirare tutti gli altri? Allora, chi voleva? Vuole che vinciamo la Coppa del Mondo. Questo rugby è solo un calcolo politico? No, è umano il calcolo. Secondo gli esperti arriveremo ai quarti di finale e non oltre. Secondo gli esperti, tu e io dovremmo stare ancora in galera. I tempi cambiano. E dobbiamo cambiare anche noi. Ora non siamo più solo una squadra di rugby. L'avresti mai immaginato? Come avrei potuto? Li sentite? Ascoltate il vostro paese! Questo è il nostro destino! Come ha fatto a passare 30 anni in una minuscola cella e uscirne pronto a perdonare quelli che ce l'avevano rinchiuso? Sono io il signore del mio destino, il capitano dell'anima mia.